Che verso che fa? Giorgio Caproni, Livorno 1912, Roma 1990. Il verso è questo, o meglio, oggi tenterò di leggervene più di uno perché vorrei provare a parlarvi della rima. Allora, il primo però è questo, dal seme del piangere, i famosissimi versi livornesi del 1959. Fa così: anima mia, fa' in fretta. Con cosa farà rima Caproni? Ora, il tema della rima è un tema delicato, no? Noi non siamo più abituati a sentire le poesie in rima e quando una rima è un po' così arzigogolata, a noi sembra subito un testo letterario, ci sa di vecchio, mentre quando una rima è troppo facile ci fa subito canzonetta, no? Filastrocca, come nei libri per bambini, no? Converrete con me e con i bambini che spesso presentano delle boiate. Ma il fatto è questo, cioè come si spiega che uno per suonare il pianoforte deve stare 10 anni a testa china in conservatorio, mentre per scrivere una poesia basta una notte d'insonnia, attanagliato dal dolore universale che tormenta il nostro piccolo cuore. Capite che vengono delle boiate. Ma Caproni era un violinista, il violino è il chirurgo dei suoni, e con la rima è così: se è perfetta, tutto bene, se non è perfetta, c'è qualcosa che non va. Poi Caproni ha un'idea bellissima, no? Vuole dedicare questo libro a una ricerca. Lui vuole ricercare la sua mamma, la vuole incontrare e quindi le manda dietro l'anima. Ma dove la manda? Lui vuole incontrare la sua mamma ragazzina, pensate. E quindi se la immagina in una mattina d'estate, luminosa, questa ragazzina profumata, veloce. E che rima può fare per una mamma, no? Una rima troppo complicata e non va bene, perché la mamma è la mamma. Ma anche una rima troppo facile non va bene, per lo stesso motivo, perché la mamma è la mamma, no? Allora Caproni fa così, dice: anima mia, fa' in fretta, ti presto la bicicletta, ma corri, e con la gente, ti prego, sii prudente, non ti fermare a parlare, smettendo di pedalare. Arriverai a Livorno, vedrai, prima di giorno. E ragazzi, te l'ho detto, è questo timer maledetto, amici. Il timer su Caproni è un brutto gesto, eh?